L'idratazione, l'idratazione di un atleta, basta l'acqua, è meglio integrarla con dei sali minerali. Prima ancora di imparare a nutrirci, dobbiamo imparare sempre a idratarci. Succede che, per esempio, alcune circostanze, come il freddo e l'età, quindi l'età che avanza, possono diminuire la percezione di sete. E la sete di solito noi lo riteniamo il campanello di allarme, per cui diciamo, ecco, forse devo idratarmi, devo iniziare a bere. In realtà, quando avvertiamo la sete, abbiamo già perso almeno il 2% del nostro peso corporeo in termini di acqua. Che qualche atleta dirà, vabbè, ma non è che mi interessi tanto questa cosa, però proviamo a tradurlo in termini di prestazione. Significa che al 2% perdo il 10% della mia capacità prestativa. E qui forse le cose iniziano a cambiare, iniziamo a ricordarci di bere un po' più spesso. E una delle poche pubblicità vere che sento ormai da anni in televisione è quella che dice l'acqua elimina l'acqua. Perché quando vogliamo perdere peso o comunque dimagrire per rientrare in peso gara o anche per rientrare nel nostro body perché abbiamo sgarrato un po' durante le feste di Natale o estive, tendiamo a non bere, la prima cosa che facciamo. In realtà è davvero sbagliato. Questa è una strategia che alcuni atleti di alto livello possono utilizzare sotto controllo medico, comunque di altro personale sanitario vicino alla gara, per perdere proprio quegli ultimi etti che servono per entrare in peso. Ma non dobbiamo farlo quotidianamente. Il mio suggerimento è quello di bere un bicchiere di acqua ogni ora del giorno in cui siamo svegli. Tanto per darvi un'idea, è inutile dire devi bere 2 bicchieri, 2 litri di acqua, devi berne 3, perché poi arriviamo alla sera e diciamo, cavoli, mi manca mezzo litro da bere, me lo bevo tutto in una volta. E invece è importante perché il nostro intestino assorbe un tot di acqua ogni ora, quindi ogni ora del giorno. Quindi non è che se gli diamo 2 litri, ok, sono a posto per tutto il fabbisogno del giorno, non è assolutamente così. E poi durante l'attività, in realtà, qualche atleta all'ascolto si era accorto che la sola acqua rimane sullo stomaco, appesantisce un po'. E infatti è proprio così, perché la sola acqua impiega molto più tempo a svuotare lo stomaco rispetto all'acqua aggiunta un po' di sodio, meglio ancora se tutti i sali minerali presenti nel sudore, come sodio, cloro, potassio e magnesio. Per fare una borraccia artigianale possiamo mettere ogni mezzo litro di acqua 4 granelli di sale grosso da cucina, proprio perché il sodio è il minerale fondamentale sia per l'assorbimento ottimale dell'acqua, sodio e cloro in realtà, sia per poi una reidratazione opportuna. Ci sono tantissime problematiche da carenza di sodio che succedono negli atleti e spesso vengono sottovalutate, come ad esempio la nausea o il vomito dopo l'allenamento, oltre che i capogiri e mal di testa. Se non restituite il sodio al vostro organismo con l'idea che il sodio trattiene i liquidi e quindi è dannosa, sarà il vostro corpo che ve lo viene a chiedere.